Ciao a tutti, oggi è martedì 5 giugno 2018, mi trovo qui nel retro della piscina comunale, vedete abbiamo i vari campetti da gioco, vedete? Sto qui dove c'è il campetto del calcetto a 5 e sono qui con il professor Luigi Manzini. Allora, professore, ha visto che qua abbiamo un nuovo appartamento? Sì, eh? Abbiamo fatto la scoperta questa mattina di un, come dire, rifugio abusivo, come peraltro ormai è diventato una caratteristica della nostra città, l'abusivismo, ma l'abusivismo particolare delle persone invisibili, barboni, incapienti all'ultimo stadio. Ecco qua abbiamo delle povere cose buttate lì per terra senza nessuna protezione. Materassi, coperte di fortuna, che rappresentano l'unica proprietà di questi invisibili e di queste persone abbandonate a se stesse. Questa scoperta fa il paio con tutte quelle che abbiamo già illustrato alla cittadella, dove abbiamo documentato bar abusivi, orti abusivi, abitazioni abusive, tutto quello che può esserci di abusivo. Quando l'abbandono è totale, il vuoto viene riempito. Io ho già detto in altre occasioni che bisognerebbe applicare la teoria della finestra rotta, cioè ogni qualvolta c'è una situazione di degrado, di abbandono, di rottura, di vandalismo, l'amministrazione comunale dovrebbe intervenire per ripristinare quello che era lo stato iniziale, perché se non fa così, questa rottura, questo abbandono, questo degrado ne attira altro e dunque poi i risultati sono questi. Va bene, ok. Dove siamo andati a vedere adesso non era altro che un locale, una ex doccia, dove anche c'è un lavandino che non so se è funzionante o meno, comunque completo di lavello adiacente ai campi. Esatto. Ai campi di volley. Beach volley. Sì. Questo era beach volley, questo qui era il campetto di calcetto a 5. Va bene. Allora, dai campetti sportivi nel retro della piscina comunale di fianco al palazzo dello sport. No, per palazzo dello sport c'è prima il parcheggio, il parco Lella Lombardi, sì, che è quello lì, e dopo c'è il palazzetto dello sport. Va bene, io vi saluto e ci si vede in un altro video. Arrivederci. Va bene, a tutti. Salve.